c'hai? Ma ti senti male? Che vuoi tu? Per dare vuota tu vuota! Pina sogno, puoi venire qua, che c'è Pippo che da parlare. Ma che succede? Chi c'è? Io per stanotte che mi crucifia, proprio di stanotte, non ne posso più! Stai venendo. Ma come mi ha rovinato la vita, magari la rovina che sti pugni di bastardo e sta oltre sbastando come io, bastardo. Cama a dare un'altra svolta. In che senso? Salvo. Dobbiamo fare un sequestro. Chi? Sì. Oh, ma che fai? Non scordate che tu vieni un morto di fame, io ti aiutai. Non scordate? E non mi aiutare a scendere di questa situazione, a fare un sequestro di persona per un bambino. Tu per me ti abbandono. Me lascia con la scombro come mamma. Thank you.
5 pezzi da 150 euro. Rivestimento per bagno da 5 euro a metro quadro. Roberto Melli, studente, che la scorsa settimana ci ha mostrato la sua bizzarra collezione di lattine di Coca-Cola. Veniamo alla puntata di oggi. Abbiamo qui in studio l'ingegner Polimanti, anche lui della nostra città, che è conosciuto per essere stato tra i responsabili del progetto del Ponte di Messina, ma qui da noi è nella veste di collezionista. Abbiamo già accennato le scorse settimane che l'ingegner Polimanti è forse il più grande collezionista italiano di giornali a fumetti. Ingegner Polimanti, buonasera. Buonasera. Vuole dirci all'incirca quanti giornali a fumetti possiede? Ma considerando le rarità manga degli anni 70 che mi devono arrivare il mese prossimo, siamo a quota 30.000. Mamma mia, 30.000 giornali a fumetti. La sua ovviamente è una passione che coltiva da tempo. Da bambino. Le passioni che nascono a quell'età durano tutta la vita. Ho cominciato a sfogliare fumetti prima ancora di cominciare a leggere e non ho mai smesso. E in questa immensa mole di fumetti italiani e stranieri, c'è un personaggio, un eroe, che le sta particolarmente a cuore? Beh, tra i manga adoro la saga di Akira. Tra gli italiani mi piacciono particolarmente Zagor e Diabolik. Ma il fumetto che adoro in assoluto è Tex, il primo che ho cominciato a leggere. Da piccolo ne ero così innamorato che sognavo di andare a vivere nel West. Poi fra i fumetti italiani è stato quello che ha avuto più fortuna. Da mensile è diventato settimanale e poco tempo fa è uscito il numero 3000. Naturalmente anche di Tex possiede la collezione completa. Invece no, purtroppo. Le sembrerà strano, ma mi manca un solo numero, il numero 1. Ha iniziato a collezionarlo dal numero 2? Lo avevo comperato, il numero 1, ma lo persi a causa di un piccolo incidente. E non c'è stato mai modo di recuperarlo, poiché all'epoca gli editori non speravano nell'enorme successo che Tex avrebbe avuto e ne stamparono pochissime copie. Ho provato a chiedere ai miei amici della Bonelli, ma niente da fare. È un pezzo rarissimo e mi manca. Sarei disposto a spendere anche 10-15.000 euro per avere quel fumetto. Dovreste vedere in sovrimpressione la copertina del primo numero di Tex. Chi possiede questo cimelio di cui magari non conosceva il valore può rivolgersi all'ingegner Polimanti all'indirizzo che ora comunichiamo. Lei che ha dato suo picchi oggi è il tuo compleanno, che non ha di niente di vizio.
L'ingegner Polipanti la riceve nel suo studio. Prego, si accomodi. Venga, venga. Si senta e tolga pure il giaccone. Potremmo vederci nel pomeriggio. Sì. Sì. Ci sentiamo più tardi. Va bene. Piacere, Giorgio Polimanti. Eugenio Perilli. Veniamo subito al sodo. Lei ha con sé il primo numero di Tex. Certo. Eccolo qua. E guardi che c'ho anche il numero 3 e 4. Mamma mia, il mio preferito. Guardi che c'ho anche il numero 3 e 4. Era l'unico che mi mancava. Lei è un...